Destinazione Foggia, il treno di Matteo Renzi questa mattina ha effettuato una fermata di 2 ore nella stazione del capoluogo dauno. Renzi torna a Foggia esattamente dopo un anno, l'ultima volta nel novembre 2016, quando era ancora presidente del Consiglio. È stata una visita privata dedicata esclusivamente all'ascolto in vista delle prossime elezioni politiche. 5 vagoni per 150 metri di lunghezza, Matteo Renzi con il suo convoglio ha fatto tappa a Foggia proveniente da San Salvo e diretto a Basletta. Ha scelto di visitare la comunità Emmaus, luogo simbolo della capitanata e punto di riferimento per l'accoglienza. E le persone vere sono nel paese in tanti luoghi diversi. Allora abbiamo preso un treno, siamo partiti martedì e stiamo toccando tutte le province italiane. Abbiamo incontrato realtà di vario genere, realtà imprenditoriali, ieri scuole, luoghi dell'accoglienza, luoghi della cultura, realtà dove si fanno festival. Siamo stati ad Arquata nei luoghi del terremoto. Oggi a Foggia abbiamo scelto di visitare una straordinaria realtà che da 40 anni, la comunità Emmaus, si occupa di condividere uno stile di vita ma anche di accogliere innanzitutto persone che combattono quotidianamente con il dramma della tossicodipendenza, persone che sono state che sono arrivate in Italia, migranti che sono arrivate in Italia in condizioni di indigenza e difficoltà. E questa comunità ci insegna che cos'è la vera modalità di affrontare i problemi. Cioè, noi abbiamo visto oggi dei volontari, delle persone bellissime che si impegnano e che ci hanno anche chiesto alcune cose che dobbiamo fare, e quindi il senso del viaggio è imparare e cercare di cambiare le cose dal piccolo, non chiacchiere sulla legge elettorale, sulle coalizioni, ma la discussione vera sui problemi della gente. E io penso che se un partito politico non sta in questi luoghi non ha senso di